Covid, aumentano i casi in Campania. Cancellato il murale di Luigi Caiafa. Scagionato il regista Incerti. Izzo ai giudici, rifiutai la combine. Buona settimana e bentrovati con l'informazione di Napoli News. Apriamo il giornale parlando dell'emergenza coronavirus. Nell'ultimo weekend c'è stata un'impennata dei casi in Campania, già da venerdì, quando ci fu in videoconferenza il messaggio del presidente De Luca. La situazione sembrava essere già abbastanza avanzata e grave. Una ripresa del virus si è avuta anche all'interno del mondo scolastico e domani la task force della Regione Campania deciderà se lasciare aperte o meno le scuole, ma tutti i dettagli nel nostro servizio di apertura. I contagi in ripresa, il tasso di diffusione al 10%, 1500 casi al giorno nell'ultima settimana, dati che il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, elenca nel corso del tradizionale monologo sui social del venerdì, lasciando intendere quello che confermerà di lì a poco, e cioè il varo di nuove restrizioni per arginare in tempo una situazione che lo stesso De Luca definisce pesante. In ripresa l'aumento dei positivi, gli assembramenti della Movida e la scuola, nel mirino del governatore, così come nel primo lockdown e nell'istituzione delle zone a colori, lo spostamento dei giovani. Dal 25 al 4 febbraio 2280 sono stati i casi di positività rilevati dall'unità di crisi nelle scuole della Campania, 573 nelle scuole materne e negli asili, 617 nelle elementari, 351 nelle scuole medie e 739 nelle superiori. Va detto che però gli studenti delle superiori sono rientrati tra sciopero e proteste il 2 febbraio, solo 3 giorni fa. Nelle scuole elementari della città di Napoli 16 studenti positivi, 20 nelle medie, nelle superiori 18. All'alba di nuove restrizioni, sullo sfondo c'è anche il ritardo nella campagna vaccinale dovuto al numero limitato di dosi. Di questo passo, secondo le previsioni del presidente della regione, ci vorranno ancora 2 anni per vaccinare quasi 5 milioni di campani. È un inizio di settimana difficile per lavoratori, scolari e pendolari campani e napoletani. Questa mattina sciopero di 4 ore dei mezzi a causa di uno sciopero nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro. A Napoli situazione difficile, contemporaneamente si sono fermati i mezzi della ANM e dell'EAV, la funicolare, il tram e la metropolitana. E cambiamo notizia, parliamo delle polemiche dopo la cancellazione del murale di Luigi Caiafa. Il primo a scatenare la furia iconoclasta è stato il consigliere regionale Francesco Borrelli, convinto che fossero un inno alla camorra e alla criminalità i murales che ritraevano in pubbliche piazze o strade le immagini dei 2 baby rapinatori morti, Ugo Russo e Luigi Caiafa. Il primo ucciso dal carabiniere fuori dal servizio che aveva tentato di rapinare del Rolex la notte del 1 marzo in via Santa Lucia, mentre il secondo ucciso durante una sparatoria con la polizia intervenuta per impedire una rapina in via Duomo lo scorso 4 ottobre. La prima immagine a cadere è stata quella di Luigi Caiafa, coperto questa mattina dagli agenti della polizia locale e di quella di Stato, il murale a lui dedicato in via Sedil Capuano, nel quartiere napoletano di Forcella, dove, pochi mesi dopo, sarebbe caduto sotto i colpi sparati da un comando della Camorra il padre Ciro Caiafa. La realizzazione dei 2 murales era, come detto, da mesi al centro di polemiche per il messaggio controverso che potevano lanciare ai giovani di Napoli. Polemiche attenuate poi da Palazzo San Giacomo, che a seguito di un'istruttoria incentrata anche sulla proprietà degli edifici sulle cui facciate erano stati realizzati i ritratti, ha emesso 2 ordinanze per chiedere il ripristino dello stato dei luoghi. Questa mattina si è passati all'azione con l'intervento di copertura, che ha generato non poche tensioni tra le forze dell'ordine, i giornalisti intervenuti e i familiari di Luigi Caiafa. Diversa la situazione per il ritratto di Ugo Russo in piazza Parrocchiella nei quartieri spagnoli. Il comune punta alla modifica del murale e non alla sua cancellazione, perché per il comitato promotore e i familiari l'opera non ha finalità celebrative né portatrice di messaggi di illegalità. È stato scagionato dalla
accusa di aver costretto una studentessa a una relazione sessuale forte della posizione di superiorità come docente. Stefano Incerti, professore e regista di successo all'Accademia di Belle Arti di Napoli. Le dichiarazioni della ragazza sono risultate infondate, tanto che gli inquirenti avevano anche inizialmente formulato a suo carico l'ipotesi di calunnia, per la quale poi si prospetta l'archiviazione. Le indagini sono andate avanti un anno, tra analisi delle chat e circa 40 studentesse ascoltate. Quando scoppiò il caso, il docente decise di dimettersi dall'insegnamento, comunicando quella scelta con la volontà di difendersi nelle sedi opportune. Il filone principale è stato archiviato, per gli inquirenti si è trattato quindi di un rapporto consensuale, ma dalle indagini sono emersi altri due casi per i quali il PM vuole chiedere il rinvio a giudizio e quindi il processo. Il primo riguarda ancora Incerti e risale al 2015. L'uomo avrebbe palpeggiato una studentessa in due occasioni mentre era da sola all'interno dell'istituto. L'altro episodio è invece del 2017 e coinvolge un altro docente, Salvatore Crimaldi, collega di lavoro in accademia. Secondo l'accusa avrebbe palpeggiato una studentessa durante l'ora di arte. A due indagati è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per fornire memorie difensive oppure chiedere ulteriori supplementi di indagine. Poi la procura dovrà decidere se propendere per l'archiviazione oppure proseguire chiedendo il processo. Non ci sta all'accusa il docente Salvatore Crimaldi, difeso dall'avvocato Gaetano Inserra, ha dichiarato: «Sto vivendo un incubo, riuscirò a dimostrare in tutte le sedi la mia completa estraneità alle accuse». E piove sul bagnato in casa Napoli dopo la sconfitta di sabato a Marassi contro il Genoa per 2-1. Il Napoli perde Manolas. Koulibaly, affetto da Covid, Manolas rischia 3 settimane di stop per una distorsione con interessamento dei legamenti della caviglia destra. Mercoledì c'è il ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta e Gattuso dovrà inventarsi la difesa, molto probabilmente verrà fatto slittare al centro del reparto difensivo di Lorenzo con Isai e Mario Rui sulle fasce. Intanto è ancora emergenza in vista anche poi del delicato scontro contro la Juventus sabato pomeriggio alle 18 allo stadio Maradona di Fuorigrotta. E chiudiamo il giornale parlando sempre di sport, ma da un punto di vista giurisdizionale e legale. Il difensore del Torino Izzo in questi giorni è stato ascoltato a Napoli per una presunta combine quando giocava con l'Avellino. Izzo! 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 Sicuramente questo è... Ho simulato un infortunio per non essere coinvolto in una combin calcistica. Parlare il difensore napoletano del Torino e della nazionale Armando Izzo, rispondendo alle domande del sostituto procuratore antimafia Maurizio De Marco nell'ambito del processo sul calcio scommesse e camorra nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. In un'occasione della partita Modena-Avellino di Serie B del 17 marzo del 2014, Izzo, che allora vestiva la maglia irpina, non scese in campo e ha spiegato poi il perché. Ha raccontato di essere stato contattato quando era a Secondigliano a casa della madre dal collega Luca Pini, anche lui indagato, che faceva anche il gioielliere, il quale doveva consegnare alcuni gioielli. Insieme con un'altra persona i due si incontrarono in un ospedale, dove però c'erano anche Umberto e Antonio Accurso, elementi di spicco della camorra di Secondigliano e parenti di Izzo, insieme con altre persone. Sentendo puzza di bruciato, ha detto il calciatore, prese un taxi e andò via. Izzo infine, come ha ricordato, fu approcciato anche nella stessa maniera quando giocava a Trieste e anche in quel caso non ha voluto saperne niente di combin. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci.